appunto il suo esercito, che in qualche modo appunto accompagna la sua entrata. In alto vedete che al centro della chiave di volta, cioè al centro della volta dell'arco, vedete un rettangolo sul quale è raffigurato un'aquila, al di sopra del quale c'è appunto un personaggio che è proprio l'imperatore Tito. Che vuol dire questo? Vuol dire che nel momento in cui è stato fatto l'arco, Tito era già morto, ok? Per cui era stato già divinizzato, infatti vedremo nell'iscrizione si parla del divo Tito, cioè appunto divino, e secondo la tradizione romana appunto gli imperatori che erano stati diciamo, particolarmente amati dal popolo romano venivano ad unirsi al consesso degli dei, per cui appunto viene rappresentato l'imperatore nel momento in cui diciamo departe dalla terra e va ad unirsi appunto accompagnato da quest'aquila agli dei. Proprio nella chiave di volta. Ora facciamo il giro dall'altro lato così vediamo l'altro rilievo.